Ricevitoria Gerace, a Monteponelino. Da noi puoi giocare Supera 8, Totogol, Totocalcio, Tris Giornaliere e Win for Life. Ogni ora. Agenzia autorizzata per le scommesse sportive Match Point. Ricariche telefoniche. Pagamento bollette dal 1975 al tuo servizio. Ed in attesa della tua giocata vincente, puoi consumare un gustoso aperitivo nell'annesso bar Ricevitoria Gerace. Vi aspettiamo in via Padre Pio a Monteponelito. Su di noi puoi scommetterci. È la domenica di Carnevale, quella in cui ogni scherzo vale. Il San Calogero cercherà di sorprendere la capolista. Il Montepaone mira ad anticipare la Quaresima per tutti i suoi avversari. Gentili telespettatori di S1 TV, un buon pomeriggio dal comunale Frabotto Imbannesi, dalla squadra esterna 7 capitanata da Pasquale Lentini con l'opinionista e commento tecnico Giuseppe Ranieri e la voce di Giorgio De Filippis. Giuseppe, giornata bagnata, giornata fortunata, sta piovendo però sembra si possa giocare. Sì, pare che il campo abbia assorbito bene l'abbondante pioggia che sta cadendo. E sarà una partita dura viste le condizioni del terreno di gioco. Abbiamo una formazione ospite che milita al sesto posto in classifica e cercherà di non perdere. Il Montepaone vorrà sicuramente la vittoria, per cui assisteremo comunque ad una bella gara. E noi siamo qui pronti proprio per dare il via col cronometro alla mano alla partita che sarebbe la 22esima del campionato di prima categoria Girone C con il San Calogero che sfida in casa propria la capolista Real Montepaone, e vediamo che il signor Speziale di Cosenza che dirige questa partita, dopo aver controllato gli ultimi aspetti burocratici e tecnici della situazione, sta per dare il fischio d'inizio. Ecco il saluto ai due portieri per sapere se sono tutti pronti. Il campo tiene e noi partiamo con questa partita che vede appunto il Montepaone schierarsi con la seguente formazione: Emanuele Fiorentino, Francesco Fiorentino, Ienco, Mellace, Conidi, Meliti, Doria, Voci, Procopio, Vatrella, Paparazzo. Mister Pisano porta con sé in panchina Leone, Scarfone, Lombardo, Rattà, Voci, Pisani e Pirritano. Risponde la squadra del San Calogero, i Vibonesi di Mister La Rosa, con Antonio Vallone in porta, Pisano, Prestia, Colacchio, Napoli, Porcelli, Monteleone, Vallone, Salvatore, Corsi, Ferlia, Rotella. In panchina Currà e Pedullà. Siamo questa volta scesi al secondo anello del comunale Frabotto Mannesi perché purtroppo le condizioni climatiche impedivano la ripresa dalla consueta dalla tribuna stampa, e quindi però vi offriamo lo stesso questo spettacolo tra due squadre che sono pronte a darsi battaglia e che anzi hanno iniziato a farlo in questo momento proprio da un minuto. E la palla è finita in rimessa laterale con Antonio Pisani, il numero 2 della squadra del San Calogero, che come mi dicevano qui in tribuna veste modello Catania, divisa a strisce orizzontali rosse e verticali, rosse e blu, con calzoncini dello stesso tipo. Attenzione però a Rotella che si gira, tocca per il numero 10 Ferlia che tenta il tiro all'insigne ma non impensierisce Fiorentino. Dicevamo il San Calogero con inserti calzettoni rossi e divisa a strisce verticali rosse e blu. Risponde il Montepaone col classico giallo-verde, verde la maglietta, gialli i calzoncini, verdi i calzettoni, gli inserti bianchi quelli dei calzettoni e gialli quelli della maglia verde. E intanto si sta partendo, vediamo che si tratta di Salvatore Vallone, si appoggia un attimo all'indietro, viene subito attaccato il centrale del San Calogero. In questo momento più che altro i giocatori stanno un po' sperimentando la situazione del campo, con Ferlia che tenta il tocco al volo e Fiorentino che innesca Procopio. Procopio cerca lo scambio ma gli ruba palla Salvatore Vallone, pressato comunque da Paparazzo, allarga verso il numero 7 Monteleone, che sarebbe il bomber di casa in quanto di casa San Calogero, in quanto ha segnato fino ad oggi 10 reti contro le 15 di quel Marco Voci che viaggia al terzo posto della classifica dei cannonieri. Il pallone comunque non sortisce effetti e finisce al di là della linea che delimita il campo, con Fiorentino che si prepara appunto a calciare un rinvio e San Calogero che, così come hanno insegnato tante squadre di Champions League, va a pressare proprio il Montepaone
all'inizio dell'azione, quando viene impostata dai difensori. Il pallone rimbalza e finisce sui piedi di Fiorentino, che allarga per Mellace, il guerriero che è stato il primo a entrare, il primo a assaggiare il terreno e a vedere se la pioggia dava fastidio. Il tentativo di Vatrella di innescare Jenko viene firmato da Pisano in rimessa laterale e quindi si riprende con una rimessa che favorisce Mellace. Il tocco però viene intercettato dai giocatori del San Calogero, con poi Conidi che tocca per Procopio, Marco Voci e il signor Speziale che chiama il fuorigioco. Oggi non abbiamo il monitor di servizio, Giuseppe, però tieni presente che ci ha dichiarato il signor Speziale di essere un attento spettatore di Domenica Gol, quindi non ne possiamo parlare male dell'arbitro oggi. No, però possiamo anche dire che ci ha visto bene, perché per quello che ho visto Voci era partito prima ancora, per cui il fuorigioco ci sta tutto. E quindi riprendiamo con la squadra del San Calogero ordinata in campo, tocco per Corsi cerca di addomesticare la palla, scompare ai nostri occhi, a quelli degli spettatori, perché è coperto dalla panchina della squadra ospite. Il rilancio vede ancora rimbalzare la palla, colpo di testa e Paparazzo con Mellace che cercano di mettere ordine, ma sicuramente, attenzione, oggi è difficile giocare con Mellace che ha ricevuto un colpo al polso sinistro e quindi tutti correttamente si fermano per vedere cosa si è fatto il giocatore. Addirittura Ferlia cerca di soccorrerlo. Quando sono già trascorsi i primi 4 minuti di gioco, il risultato è di 0-0 tra due squadre che chiaramente hanno obiettivi diversi. Il Montepaone, quando ormai siamo, compresa questa, 9 giornate dal termine della regular season, ha interesse a mantenere la vetta della classifica. Il San Calogero, che potrebbe ancora dire la sua in un ipotetico ingresso nei 5 nella griglia dei playoff, e quindi poter diventare una squadra pericolosa proprio in funzione della parte successiva della stagione. Però già possiamo chiedere a Giuseppe Ranieri, si giocherà fino alla fine, la pioggia inclemente forse sta danneggiando il campo. La pioggia è consistente, sarà, se non aumenta si potrà finire la gara, quello sì, però il campo comincia ad essere veramente difficile. Soprattutto il lato sotto a favore di tribuna, quindi più vicino alle nostre telecamere, mentre attenzione il polso di Mellace sicuramente fa male. Abbiamo sempre definito questo giocatore come un guerriero e quindi in questo caso dobbiamo ipotizzare un duro colpo con ghiaccio che viene subito posto sulla parte dolorante, e rimessa laterale che sarà del Montepaone, ma sarà una rimessa che restituirà la palla ai giocatori del San Calogero, con Doria che appunto la rinvia in direzione di quel Antonio Vallone. Il rinvio è un po' impreciso e quindi si riprenderà con un calcio dal fondo. Vediamo appunto che Napoli si tratta di Porcelli, si va a defilare sulla sinistra, riceve palla da Vallone e si reimposta appunto l'azione. Ricordiamo che oggi è carnevale, quindi questa può essere forse una delle motivazioni per cui il San Calogero è arrivato con un minor numero di giocatori, soltanto 2 in panchina, ma certamente motivato a fare bene. Come vediamo Rotella che cerca di scambiare, arriva Pisano che con decisione combatte con Jenko, conquista il pallone anca contro anca, più che spalla contro spalla, e il numero 8 Salvatore Vallone, ma gli ruba la palla Vatrella, l'AMSIC di Montepaone. Il tocco è per Jenko controlla, avanza, anche se le pozzanghere non gli danno grosse chance, ma gli va a rubare ancora la palla un indemoniato Salvatore Vallone, che certamente sta combattendo, ha iniziato alla grande questa prima parte. Ancora Vatrella, non si passa da quel lato, e anche in questo caso il signor Speziale, come tanti arbitri nell'ultimo periodo, arbitra un po' all'inglese, il tempo è proprio britannico e quindi il signor Speziale permette un gioco maschio ma non cattivo. E intanto Meliti, che su suggerimento di Conidi reimposta la palla, che finisce ancora a Vatrella, che vince il combattimento acquatico con l'avversario, poi subisce anche fallo. E a questo punto dico subito una cosa che ripeto sempre, però a metà partita, Giuseppe, l'unico a mezze maniche è Conidi. L'unico a mezze maniche è Conidi, è vero. Nonostante la pioggia e l'umidità, è l'unico in mezze maniche. È diventato un marchio di fabbrica del centrale del Montepaone, che unisce potenza atletica ad abilità tecnica, e quindi si fa notare anche per questo. Attenzione, Doria entra, gol! Doria ruba palla e quando siamo giunti al minuto, ora ecco.
al minuto 7 e 30 secondi subito il Montepone sblocca la partita e segna un gol importante, perché su questo campo era fondamentale, appunto, era fondamentale andare subito in gol. Saluta anche i tifosi, numerosi tifosi, quel giovane Doria è un fuoriquota, il Cristiano Ronaldo di questa squadra giallo-verde, che ha segnato con freddezza di sinistro mettendola nell'angolino e rubando il tempo in velocità al momento dello sbarcamento al diretto avversario che lo stava marcando, e quindi si ricomincia con il Montepone subito in vantaggio per 1-0. Ecco, visto il tipo di partita che si sta profilando, sicuramente questo gol è un gol prezioso, è un gol da capitalizzare, e noi attendiamo che Giuseppe Ranieri abbia segnato tutto sul taccuino per poi farci dire anche da dove è partita la palla, perché effettivamente con questa pioggia ci eravamo un po' distratti. Ma attenzione, Procopio, Salvatore Procopio ruba palla, entra di potenza ma lo ferma Porcelli, e poi tocca poi a Colacchio per reimpostare. Come, chi ha fatto l'assist per il fantacalcio, Giuseppe? Ha ricevuto dalle retrovie, però non siamo in condizioni di dirlo ancora l'autore dell'assist. È stato molto bravo Dori a rubare il tempo al suo Angelo Custode, che con un sinistro è riuscito poi a beffare il portiere ospite. E intanto Marco Voci fa filtrare la palla per Vatrella, ma se ne impossessa Salvatore Vallone, imposta in zona Monteleone, se non andiamo errati, che controlla la palla con una certa eleganza, si accentra ma vede Mellace intervenire e toccare d'esterno, dove però Napoli mette una pezza alla situazione ribattendo ancora la palla. Il signor Speziale vede un fallo su Monteleone e quindi si riprenderà con un calcio di punizione, mentre ci sembra che la pioggia sia leggermente diminuita, quindi questo è un fatto positivo. Nono minuto, 32 secondi e una manciata di decimi per dire che il Montepone, grazie alla rete di Doria, è già in vantaggio su un San Calogero che aveva iniziato con grande volontà questa partita, ma è stato subito punito nel momento in cui gli si è aperta la linea difensiva. Ma il tocco, attenzione, innesca Corsi, che però non riesce sull'erba bagnata a raggiungere il pallone, e quest'ultimo è finito in rimessa dal fondo e sarà Fiorentino ad appropinquarsi alla battuta. Oggi non vediamo, giustamente secondo me, vista la pioggia, i nostri amici raccattapalle, ai quali comunque va il consueto saluto da parte dell'esterna 7 di Soverato, giovani che speriamo tra qualche anno di poter raccontare su questo e su altri campi di gioco. E sarà Fiorentino a calciare oggi in eleganti scarpette rosse che ben si abbinano con la tenuta completamente verde. Il lancio che è spizzato dall'altro Fiorentino, scatta Procopio, ma non senza fronzoli, e Napoli che mette in rimessa laterale, dove ancora Fiorentino ad avvicinarsi a toccare poi corto per Paparazzo. Paparazzo, ancora Fiorentino, si inserisce però un giocatore, ci sembra Corsi, del San Calogero, e la palla finisce ancora in rimessa laterale. Sicuramente però dal punto di vista psicologico questo iniziale e subitaneo vantaggio da parte del Montepaone mette la partita in discesa, anche perché si tratta di una partita tra due squadre, l'una con 49 punti e l'altra con 34, due squadre che insomma hanno degli score diversi, perché anche il Montepaone ha fatto 49 gol, di cui addirittura 24 in casa e 25 in trasferta, mentre i 34 punti del San Calogero nascono da 33 gol fatti, 18 in casa e solo 15 appunto in trasferta. Intanto è ancora Mellace che controlla il piazzamento dei compagni, serve Paparazzo che non riesce ad agganciare la palla che finisce in rimessa laterale. Quindi un gol psicologicamente fondamentale, Giuseppe. Sì, oltre che fondamentale pare di vedere una di quelle gare dove chi fa gol per primo può capitalizzare la gara, perché viste le condizioni del terreno di gioco è difficile portare avanti un'azione. In più per l'11 di Pisano, che è abituato a fraseggiare elegantemente al centro, è un bel vantaggio già dall'inizio, dal settimo, poter godere di un parziale favorevole. Mellace ancora all'esterno a servire Procopio, elegante stop di petto, si gira tra parecchi avversari, appoggia per Marco Voci e poi è Ferlia a recuperare il pallone e ribatte ancora la difesa del San Calogero. Parte in velocità il numero 9 Corsi, ma viene chiuso da Conidi, che completa la diagonale e poi si appoggia su Jenko, anche se l'appoggio è impreciso, e finisce in rimessa laterale. Nell'azione precedente avevamo visto partire in velocità Vatrella, fermato soltanto oltre che dalla
all'avversario da una pozzanghera impietosa all'altezza del vertice destro dell'area di rigore del San Calogero. E ancora un tocco per Ferlia che elegantemente mette in mezzo il pallone, però nessuno in questo caso risponde al suo dialogo calcistico raffinato e la palla finisce ancora in calcio di fondo con Fiorentino che si prepara appunto a calciare dal vertice sinistro della propria area piccola, addirittura rischiando le pozzanghere per toccare verso Conidi. Impreciso lo stop, ma controlla ancora il pallone, il lancio a favorire il numero 3 Prestia, c'è un combattimento maschio e però c'è appunto il fallo sul capitano dei Vibonesi, Filippo Prestia, e quindi si riprenderà con una punizione in quello che è l'altro specchio oscuro rispetto alla nostra visuale, coperto dalla panchina del Monte Paone, e i giocatori stanno giocando proprio tra le due panchine, per cui vi raccontiamo come il numero 10 Ferlia tocchi per Colacchio. Colacchio cerca di allargare, il pallone slitta sull'erba e arriva a Jenko che si appoggia in direzione di Vatrella, però chiede troppo allo scatto dell'Intercity di Staletti e la palla finisce rimessa laterale dove Antonio Pisano effettua appunto con le mani il lancio. Ancora Jenko che si frappone e la palla finisce in rimessa laterale. 1-0 per il Monte Paone, gol di Doria. E San Calogero che comunque continua la sua partita come se nulla fosse accaduto, così come l'ha impostata mister La Rosa in panchina a guidare appunto in questa trasferta difficile se non proibitiva i ragazzi appunto vibonesi. Sarà a calciare probabilmente, anzi no, a effettuare la rimessa, quindi questa è la decisione di Speziale, con Mellace che sia pure in ritardo serve Doria che questa volta fa rimbalzare la palla su questi campi e con le qualità tecniche del numero 7 forse andava stoppata in corsa. Andava stoppata prima, è chiaro, perché lui ha aspettato poi la palla toccando il terreno con l'acqua è diventata imprendibile. Lo dicevamo poc'anzi, è difficile per l'11 di Pisano, molto elegante nei tocchi, gestire una partita come questa contro questo avversario che tutto sommato fin dall'inizio ha dimostrato di esercitare a dovere una buona fase in attacco, perché fornisce un buon pressing sulla difesa del Monte Paone. E intanto il colpo di testa di Ferlì a cercare di favorire il numero 9 Corsi, che ricordiamo come ottimo battitore di punizioni, si inserisce comunque con Idi e mette la palla in rimessa laterale. Ancora Prestia che vince il tackle con Paparazzo, tocca per un compagno ma si inserisce ancora Fiorentino e riparte il Monte Paone, Fiorentino e Procopio, e poi Fiorentino che apre molto bene Voci, tocca per Vatrella, non c'è il fuorigioco, Vatrella si gira, tenta il tiro di destro e va a carezzare non proprio a 30 centimetri dal palo alla sinistra di Vallone. Siamo giunti, un attimo che il nostro cronometro ci porta, 15 minuti del primo tempo, e annotiamo appunto questa azione di Vatrella che su quella fascia, che è quella più protetta dalla pioggia perché sembra che l'erba abbia retto meglio, sta comunque gestendo bene le sue rapide incursioni in velocità. E ancora però si tratta di Ferlia che tocca verso Corsi, ora sono quattro gli attaccanti del San Calogero ma la palla è finita a centrocampo dove c'è Vatrella che si appoggia per Mellace, ancora un lancio preciso a cercare Procopio, stop di petto del Mandzukic del Monte Paone, tocco verso Jenko, arriva deciso Pisano, vince un rimpallo, supera una pozzanghera e poi si appoggia su Antonio Monteleone che però è già circondato da tre avversari. Il rilancio è di Napoli che fa impennare la palla, elegante lo stop di Rotella, circondato già subito da avversari, si allarga per Monteleone che mette in mezzo un pallone, c'era soltanto Corsi che intanto andava in direzione primo palo e quindi riprende l'azione dell'11 di casa con Doria che non riesce a rinviare, Prestia gli ruba palla, se la allunga in velocità il numero 10 Ferlia, va all'altezza della bandierina a combattere con Conidi e da quel lato non si passa, The Wall, Conidi lo blocca e finisce in rimessa laterale anche questa iniziativa del San Calogero. Sarà Prestia su richiesta specifica di Colacchio effettuare la rimessa, tocco verso Corsi, elegante, appoggia ancora a Prestia, arriva la palla al centro e c'è un fallo di mano prontamente rilevato dall'arbitro di Monteleone, e qui quando la palla tocca terra poi assume delle traiettorie veramente incomprensibili e quindi il fallo di mano forse è il minimo che possa capitare. Ancora rilancio lungo di Fiorentino, la palla
viene ancora colpita di testa da Doria, parte in velocità il numero 5 Napoli e lo marca addirittura in questa fase di gioco Fiorentino. E ancora Prestia, lancio a cercare un compagno, ma si inserisce Mellace che poi vince lo scontro con Salvatore Vallone e poi probabilmente c'è un fallo su Colacchio, per cui si riprenderà con un calcio di punizione all'altezza della tre quarti difensiva del giocatore ospite del San Calogero, con e sarà il vibonese Porcelli a effettuare appunto il rilancio, anzi no, si tratta di Napoli, il numero 5. Il rilancio risulta impreciso, Corsi non riesce ad agganciare la palla e quindi si riprenderà ancora con una rimessa laterale. Nonostante il cattivo tempo, alcol, olio canforato e tanta voglia, i giocatori, i 22 in campo, stanno dando il massimo. Sì, 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 stiamo assistendo comunque già nei primi 15 minuti ad una gara comunque tirata. Il Montepone negli ultimi minuti ha alzato anche il baricentro, lo possiamo dire, perché giunge più volte dalle parti dell'estremo difensore ospite, ma al contempo questa compagine ospite sta dimostrando di stare bene in campo. E intanto con radiogoniometro Mellace traccia una nuova traiettoria, per questa volta però Vallone Antonio, il portiere, recupera e rilancia subito per l'altro vallone, Salvatore, che parte in velocità, c'è Meliti che non fa passare l'attaccante del San Calogero, probabilmente col fallo e con Speziale, l'arbitro di Cosenza, che assegna una punizione da posizione interessante per un eventuale cross. Siamo all'altezza dei 30 metri, però molto defilati sulla destra del settore d'attacco del San Calogero. E quindi vediamo che si sistemano la palla in parecchi, dovrebbe esserci Corsi e intanto Speziale richiama Meliti per rimproverarlo e dirgli sii più buono con i tuoi avversari, ma sappiamo che il mastino Meliti è sicuramente corretto, anche se è uno di quei difensori che nessun attaccante vorrebbe mai incontrare sulla sua strada. A battere sarà Corsi e scendono i lunghi del San Calogero, in particolare anche Napoli, che ci sembra essere il più alto nella zona di attacco del San Calogero, e ne contiamo addirittura 6, di cui 5 all'interno dell'area, mentre il Montepaone si dispone con un'unica linea per poter poi mettere in fuorigioco gli avversari. Anche Porcelli è defilato, ma gli stanno dando uno sguardo in due, ci sembra, Marco Voci, che manda poi in avanti Doria. Sta per partire di sinistro la battuta di Corsi, fischia Speziale, parte la parabola bassa, arriva al centro dell'area, Vatrella fa impennare il pallone, Doria lo porta via e parte Marco Voci in velocità, vede Paparazzo ma si inserisce molto bene Pisano, proprio come vorrebbero tutti gli allenatori, facendo la diagonale, e blocca un pallone che, se fosse finito tra i piedi dell'attaccante montepaonese, sicuramente sarebbe diventato pericolosissimo. Ma il Montepaone non perde tempo e riparte ancora col consueto fraseggio dei difensori con Conidi e Meliti, e poi il tocco verso Vatrella, che però viene ancora una volta fermato da una pozzanghera. Marco Voci, Vatrella ancora lanciato con Vallone che va a controllare che la palla sfili oltre l'ultima linea di delimitazione del campo, e quindi si riprenderà con un calcio di rinvio. Giuseppe, per caso hai potuto vedere lo schema tattico del San Calogero? Secondo te come sono disposti? Sembrerebbe un 4-4-2, però pare che ci sia qualche cambiamento. E in effetti sia Rotella che Ferlia hanno una certa ecletticità per quanto riguarda la posizione in campo, per cui sono parecchi attaccanti in fase di possesso palla, mentre in fase di non possesso tutta la squadra si ritira un po' all'interno della propria metà campo, con quel Salvatore Vallone che chiaramente anche lui ha subito l'impatto del gol, perché aveva iniziato con grande entusiasmo e ora si è un po' defilato, ma rimane comunque, ci sembra, un perno dell'azione del San Calogero. Mentre sono quattro i difensori del Montepaone, con Mellace che poi fa da schermo alla De Rossi davanti alla difesa, e con poi gli altri giocatori che si dispongono, così come vuole mister Pisano, in maniera da non far capire niente non soltanto agli osservatori ma anche agli avversari. Il pallone intanto non viene raccolto da Doria e la palla finisce in out, con addirittura Ferlia che sta andando a recuperare la sfera, permettendo poi il rinvio a Vallone, ma l'arbitro ci sembra che voglia dire che si tratta di una rimessa
laterale e non di un calcio di fondo. Ancora una pozzanghera per prendere il pallone e Prestia che recupera qualche metro e poi tocca nei confronti di Rotella, fermato fisicamente da Fiorentino, con Mellace che lancia per Vatrella che recupera il pallone, ha di fronte a sé Pisano, lo punta, cerca di andarsene, finta contro finta, se ne va Vatrella ma Pisano con decisione lo blocca e forse c'erano anche gli estremi del fallo ma l'arbitro non l'ha ritenuto necessario. Conidi blocca il pallone, ancora Mellace che questa volta cerca di innescare Fiorentino, attenzione perché l'intervento questa volta col piede alzato da parte di Ferlia sicuramente non cattivo, ma su questo campo è meglio fischiare perché prevenire è meglio che curare successivamente, anche se sicuramente forse Mellace doveva ridurre di un 30 centimetri la gittata del proprio lancio. E sarà il numero 11 Paparazzo a battere questo calcio di punizione, con Speziale che alza il braccio e quindi indica che si tratta di punizione in due, anche se tirare da questa distanza sarebbe stato un po' problematico. Paparazzo osserva il piazzamento dei compagni, alza una bella parabola verso Marco Voci che riesce a colpire di testa, plastico l'intervento al 23esimo del primo tempo di Vallone che sulla spizzata di testa di Marco Voci è riuscito comunque a intervenire, si danno il 5 due giocatori, direbbe Bruno Pizzul, tutto molto bello, Marco Voci che sale quasi all'attico e colpisce di testa Vallone, Antonio il portiere che con la mano destra mette la palla in calcio d'angolo, calcio d'angolo in favore del Montepaone con battuta a cercare di favorire Paparazzo che batte al volo in corsa di piatto, non riesce a inquadrare la porta, forse qui bisognava avere la cattiveria per colpire di punta e cercare il tiro nel 7, però sicuramente molto bello lo schema studiato in allenamento da parte del Montepaone. E notiamo intanto che Mellace sta giocando ma visibilmente meno matto per quanto riguarda il polso sinistro e quindi quei piccoli errori di misura che abbiamo fin qui potuto vedere sono probabilmente dettati dal dolore che sta sopportando lo stoico giocatore della squadra di casa dell'11 del Real Montepaone. Rimessa laterale in favore del San Calogero con Prestia che dribbla il guardalinee ed effettua la rimessa e poi viene richiamato dall'arbitro che con fare plastico dà il controfallo perché ha guadagnato troppi metri, saranno stati 6 o 7 metri in più, non si fa. No, anche 10, possiamo dire anche 10, è stato giusto il richiamo da parte dell'arbitro che ci tiene alla correttezza. E ricordiamo che al 7° minuto del primo tempo Doria ha sbloccato questa partita, il Montepaone in vantaggio per 1-0, Procopio continua a proteggere la palla e fare un po' da sponda con i suoi compagni e Monteleone però recupera e se ne va, marcato da Marco Voci, il tocco però favorisce Vatrella, si appoggia all'indietro su Jenko che d'esterno innesca Marco Voci ma la palla scorre con difficoltà e quindi recupera ancora Monteleone, ha di fronte a sé Vatrella, cerca di lanciare per Rotella, marcato da Meliti che senza fronzoli e con grande concretezza mette la palla in rimessa laterale, per una rimessa laterale che sarà affidata probabilmente al numero 2, l'esterno basso del San Calogero, Antonio Pisano. Notiamo che nonostante la pioggia, anche come al solito il frabotto Mannesi è riempito dai tifosi, consideriamo come al solito la consueta presenza di tifose che oltre a essere preparate in materia di calcio danno anche un contributo estetico notevole all'intero assieme. E ancora Corsi che recupera e col sinistro cerca di favorire qualche suo compagno, rinvio di Conidi, colpo di tacco di Marco Voci, Vatrella si ferma, cerca di ripartire ancora per Marco Voci, tecnicamente sul bagnato, tutto questo è molto bello, però poi ci pensa il numero 6 Porcelli a interrompere la trama e a cercare di innescare ancora lo scatto di Rotella, ha di fronte a sé Fiorentino che però scivola e si porta la palla in rimessa laterale e sarà appunto Rotella a effettuare questa rimessa appoggiando a Capitan Prestia che evita l'intervento di Paparazzo, supera una pozzanghera, dribbla un paio di avversari ma viene poi fermato da Doria in uscita e sarà ancora rimessa in favore del San Calogero con Prestia che non si dà assolutamente per vinto e rende ancora questa partita interessante con la voglia del San Calogero comunque di recuperare, non si intende però con Corsi e si ripartirà con un calcio di fondo, partita comunque avvincente nonostante il fatto che il San Calogero sia già in svantaggio. Sì, il match è piacevole, è giocato dai 20
due in campo in maniera buona, considerate proprio le condizioni del terreno di gioco. E il San Calogero comunque sta conducendo la sua gara in maniera impeccabile, ma il Montepaone riesce ad essere tecnico, lo dobbiamo dire, anche su questo campo, Giorgio. E lo sappiamo, il credo calcistico di mister Pisano è proprio quello di giocare sempre puntando al dialogo calcistico, indipendentemente dagli avversari, dal terreno o dalle vicissitudini che si possono verificare durante appunto un match calcistico. Intanto andiamo a ricordare quelli che sono stati un attimo i risultati di ieri. Attenzione, Doria cerca di mettere in mezzo, scivola l'avversario, arriva Procopio e tenta il tiro deciso e viene deviato all'ultimo momento la sfera, per cui al 27esimo e 28 secondi Procopio è arrivato di destro a impattare con decisione cercando il 7 alla sinistra di Vallone e non è riuscito, soltanto per la deviazione di un difensore del San Calogero, a ottenere il risultato principale, cioè quello di fare gol e quindi di segnare. Sarà Vatrella che alza il braccio destro chiamando quindi uno dei tanti schemi, si appoggia poi con Mellace e Prestia però non si fa bindolare, ancora Mellace, elegante il cross di esterno destro, si gira, ci sembra Marco Voci, che però non riesce a trovare la coordinazione giusta per mettere la palla in porta. E dicevamo che ieri il Mileto, che sta giocando un girone di ritorno eccezionale, ha battuto per 3-1 il Taverna, il Fronti ha fatto suo il match col Soverato per 4-0, il San Gregorio, che sarà il prossimo avversario del Montepaone in trasferta, ha vinto a Catanzaro Lido per 3-0 e Terina Badolato è finita ugualmente 3-0. Colpo di testa di Mellace che salta insieme a Montepaone, raddoppio poi di Vatrella, ma Monteleone, non Montepaone, il lancio è verso Corsi, il tocco per Rotella che non passa a Ferlia e tenta l'azione personale, continua ancora Monteleone che se ne va in velocità ma riesce a superare anche Meliti e alla fine ci pensa Ienco a fermarlo senza neanche mettere la palla in rimessa laterale, e ripartendo ancora con Mellace, il tocco è per Vatrella, fermato con decisione dai giocatori del San Calogero che applicano un pressing alto all'altezza del centrocampo avversario. Marco Voci recupera con eleganza il pallone, imbecca Doria, stop di destro, tocco verso Vatrella, ancora per Marco Voci, è grande il ritorno di Antonio Pisano, bellissima tutta l'azione, ma complimenti anche al difensore che è andato con uno scatto eccezionale a bloccare Marco Voci. Sì, tra l'altro segnaliamo pure quel bel triangolo fatto dai calciatori del Montepaone sulla tre quarti, che sono riusciti a portare Marco Voci in una zona molto, molto buona per tirare, e chiaramente il difensore ha fatto di buon mestiere il suo dovere. E soprattutto stavano tutti attenti al fuorigioco proprio per portare avanti l'azione come si usa nel rugby, palla avanti però evitando appunto di finire in offside. Sarà una rimessa laterale per il San Calogero a far ricominciare le danze con Salvatore Vallone, Corsi di tacco, Meliti rinvia dove c'è Salvatore Procopio che tocca ancora per Mellace, mette ordine Paparazzo però non riesce a evitare l'intervento di Ferlia, intervento ci sembra falloso e ci sarà una punizione in favore del San Calogero. Però ora che abbiamo in questo momento superato la mezz'ora di gioco il risultato è sempre di 1-0, e Filippo Prestia che tocca il pallone, cerca di andarsene dalla marcatura di Doria che però continua a inseguirlo, Prestia poi si appoggia ma c'è il consueto raddoppio in questo caso da parte di Paparazzo e la palla finisce in rimessa laterale. È probabilmente quella del raddoppio alla marcatura una delle forze, delle caratteristiche pregnanti di questo Montepaone, che riesce sempre a mettere gli avversari in difficoltà perché si trovano due o addirittura tre giocatori di fronte quando cercano di attaccare. E intanto tenta con coraggio il tiro in corsa Ferlia, la palla finisce addirittura all'altezza della bandierina con Monteleone che la recupera ma la rimette in rimessa dal fondo, e sarà ancora Fiorentino a recuperare, Fiorentino che ancora non si è sporcato l'eleganza di divisa verde Anas. Sì, è molto molto pulito nonostante tutti gli scivoloni presi, vabbè, il terreno è un terreno duro e molto fangoso, per cui un calciatore come Fiorentino che difende molto bene, si proietta anche in avanti con coerenza, è chiaro che porta subito le macchie sulla divisa.
E quindi intanto il Montepaone cerca ancora di rinviare, ma c'è Pressia che fa d'argine, recupera Ferlia che evita un paio di avversari, tocca verso Corsi, spalle alla porta, cerca di girarsi ma viene fermato da Conidi che non lo lascia un attimo, lo francobolla con decisione e ancora riparte in un fazzoletto il San Calogero, un fazzoletto che non vediamo perché coperti alla panchina. Intanto la palla finisce in out, l'ultimo a toccare è stato il capitano dei Vibonesi e si riprenderà con la rimessa laterale. Eccolo il fiorentino al quale diciamo prima Francesco, che invece ha già ampiamente sporcato la divisa correndo come al solito alla Lichtsteiner sulla fascia destra di competenza. Colpo di testa di Doria che ha ricevuto un colpo di esperienza da Prestia che l'ha un po' spostato. Salvatore Vallone tocca per Rotella che evita Meliti, punta l'avversario ma non riesce poi a portarsi avanti il pallone e c'è quel Voci che ricordiamolo è il capocannoniere della squadra del Montepaone che in difesa a volte funge da ultimo mediano e quindi va a recuperare un pallone. E ancora Mellace che blocca l'incursione degli avversari con Vallone, poi Mellace si combatte con decisione ma senza cattiveria, colpo d'esterno, Procopio protegge la palla, viene travolto da Napoli e questa volta c'è il fallo. È un bel combattimento tra i due, tra il centravanti della squadra di casa e lo stopper come si diceva una volta della squadra in trasferta, perché hanno tutte e due fisico robusto e quindi possono combattere su questo campo. Il lancio a favorire Procopio è troppo profondo e Antonio Vallone, il portiere del San Calogero, recupera la palla e chiama i suoi ad avanzare perché il San Calogero sembra aver già messo da parte il fatto di essere in svantaggio e sta macinando gioco come aveva cominciato. Fiorentino chiude su Corsi, ha di fronte a Serotella che però, anzi Ferlia che gli ruba con decisione la palla, di sinistro poi fa una via di mezzo tra un cross e un tiro e la palla finisce tra le braccia di Fiorentino. Fa rimbalzare la palla Vatrella e diventa troppo veloce anche per lui, però riesce a recuperarla su Pisano, elegante Voci che poi innesca Vatrella, non c'è fuorigioco, parte Vatrella, si allunga la palla, tenta il tiro e ora Doria arriva di esterno, calcia con decisione al 33esimo e 30 secondi e questa volta la palla va soltanto mezzo metro sopra la trasversale, non ha avuto dubbi come spesso notiamo Doria, pur essendo un fuoriquota, non ha dubbi a cercare le soluzioni più difficili e questa volta il tiro di esterno Collo ha fatto un po' accarezzato la traversa e la porta difesa da Vallone che comunque era in posizione. Colpo di testa di Fiorentino, appoggio di Procopio, tutto di prima verso Doria che riesce a mantenere il pallone e poi tenta il cross, però Prestia ribatte e la palla finisce in calcio d'angolo. Ricordiamo che il cross in corsa dal fondo del campo è uno dei numeri più difficili anche per calciatori professionisti e noi qui di solito su questo campo lo vediamo fare spesso ed è un fatto molto positivo. Il calcio d'angolo sarà battuto da Paparazzo che recupera il pallone, si avvicina alla bandierina e si prepara a calciare, vediamo quale schema chiamerà con Vatrella che gli si avvicina e poi gli si allontana lasciando un po' in difficoltà Prestia. La palla arriva alta, colpo di testa di Procopio che stacca molto bene rimanendo in aria sollevato almeno per 3-4 secondi però non riesce a dare il classico colpo di frusta. Lì Giuseppe Ranieri quando giocava a calcio avrebbe fatto faville in una posizione del genere. Eri un colpitore di testa? No, io ero un terzino fluidificante ma non ero bravo di testa. Procopio è riuscito a staccare perentorio su tutti ma non è riuscito nell'intento della deviazione, ma l'idea era buona e comunque il Montepaone sta dimostrando, nonostante le vicissitudini del terreno di gioco, di riuscire ad amministrare gioco e ritmo quasi come su un terreno di gioco asciutto. E questo è uno spettacolo che ci rende felici perché noi possiamo anche dire che a questo punto della stagione il Montepaone ha già tirato buona parte di tutto il suo calcio perché si proietta prima in classifica e non è da escludere quindi questa promozione perché l'hanno tanto desiderata fin dall'inizio della stagione, malgrado andavano cauti tutti i dirigenti, ma alla fine il buon calcio, la buona squadra viene sempre fuori. E notiamo che tutti i tifosi qui a queste parole di Giuseppe Ranieri stranamente hanno fatto dei gesti scaramantici che non possiamo riferire perché siamo ancora in fascia protetta, però effettivamente stiamo parlando della capolista e quindi
bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare, sapendo che i campionati durano sempre almeno 30 giornate, se non di più, quando si arriva ai playoff. Intanto il colpo di testa, il fallo è in favore del San Calogero, battuta da Ferlia la palla, la punizione quando la palla era ancora in movimento. Speziale non prende provvedimenti, ma invita appunto il giocatore del San Calogero a ripetere il calcio di punizione di destro. Speziale dice però avevamo detto che fischiavo io, e quindi proprio non si intende con Ferlie, e sarà invece a questo punto Napoli, quando siamo al 36esimo del primo tempo sul risultato sempre di 1-0 per il Montepaone, a calciare così come vuole Speziale e l'arbitro di Cosenza. La palla arriva alta in direzione di Doria, salta e colpisce di testa Filippo Prestia, gli fa impennare il pallone in una zona dove c'è Monteleone che evita Vatrella, tocca poi per Rotella, scambio con Salvatore Vallone, una fase un attimo di confusione, ma lì c'era Mellace e quindi riparte il Montepaone, ma riparte per un attimo perché Salvatore Vallone si appoggia su Monteleone, che ricordiamo ha segnato 10 gol, parabola interessante, la chiama e poi all'ultimo momento la palla sbatte sulla traversa perché Fiorentino appunto stava uscendo, ma ha preso una traiettoria particolare, forse spinta dal vento, e comunque sotto la traversa, sotto la palla c'era già il guantone blu del portiere del Montepaone, che ricordiamolo qui in casa ha subito soltanto fino ad oggi 4 gol, mentre leggevo proprio stamattina che nel complesso in questo campionato sono state 92 le vittorie in casa e 48 le vittorie in trasferta, parlando di tutte le partite che si sono giocate. E intanto il tocco di Mellace a favorire Jenko, che sulla fascia di competenza si appoggia verso Vatrella, che tocca di prima verso Voci, sombrero per andarsene, ma poi si inserisce ancora Napoli e riprende ancora il San Calogero, che dalle nostre tabelle, quelle che ci appaiono via computer, sta mantenendo un buon possesso di palla, però come spesso accade il possesso di palla non porta poi alla vittoria o ad avere il predominio per quanto riguarda il numero dei gol segnati. Ancora Mellace che intercetta il tocco di Colacchio, sponda di Salvatore Procopio, Mellace ruba un altro pallone, tocca poi per Doria che alza la testa, ancora per Procopio, parte in velocità Paparazzo, la palla è quasi fuori, ora lo è definitivamente, forse troppo lungo il lancio, però come sappiamo su questo terreno è difficile prendere benissimo le misure. Sì, sì, sicuramente la palla poi quando tocca terra sull'erba bagnata fa planing, per cui si allunga notevolmente ed diventa ingestibile, però nello stesso tempo era buona l'idea per colpire. Colacchio per Ferlia che poi allarga il gioco in direzione di Monteleone. Monteleone e Jenko, il tocco lungo, cerca di favorire Salvatore Vallone, ma sarebbe stato necessario un motorino per arrivare su questa palla. E Meliti tocca poi per Mellace. Mellace che riesce a gestire il pallone e a toccare a sua volta per Fiorentino. Lungo il lancio in velocità, Marco Voci, la palla rimbalza, esce con sicurezza Vallone, anzi non con moltissima sicurezza, il pallone rimbalza e per poco non finisce in porta, erano tutti nel centro di una pozzanghera, quindi in questo caso il pallone diventa ingestibile. 39esimo minuto, annotiamo anche quest'altra azione per cui la supremazia territoriale e il gol del Montepaone, insieme a queste azioni che sicuramente hanno messo in ansia la difesa vibonese, stanno suggellando un buon primo tempo dei ragazzi di Pisano. Il pallone si ferma, ancora un combattimento Vatrella-Pisano, esce col pallone quest'ultimo che però sbaglia l'appoggio, Monteleone ruba il pallone a Jenko ma non a Mellace, che va a pettinare il pallone e poi cade, attenzione perché è caduto sbattendo probabilmente il polso che gli fa male, e ancora a Corsi, ma c'è Jenko che recupera, però il tocco è per Ferlia, si allarga per Monteleone, questo dovrebbe essere un po' lo schema per arrivare al cross, ma c'è Jenko che copre la palla, che finisce poi con una traiettoria strana che aveva quasi sorpreso Fiorentino, comunque finisce sull'esterno e quindi ci sarà un calcio d'angolo in favore del San Calogero, con Pisano che va a battere, e soprattutto scendono i lunghi Napoli e Porcelli, in particolare il giocatore col numero 5 Napoli, che sicuramente può dire la sua colpendo di testa. Batte Pisano di destra a uscire la parabola, arriva alta al centro dell'area di rigore, colpo di testa di Porcelli che però combatte con Jenko, in questo caso spostato a destra, e Doria che parte in velocità andando a dare fastidio addirittura a Colacchio, che però riallarga in direzione Vallone.
che riceve la palla, viene però anticipato dal rientro di Vatrella che ruba palla, parte in velocità però si ferma molto cavallerescamente perché probabilmente c'è stato un colpo al giocatore del San Calogero. E quindi solito fair play, abbiamo assistito la settimana scorsa a grandi situazioni non belle, diciamo così tra virgolette, per quanto riguarda il rispetto della civiltà e del gioco del calcio. Qui a Montepone invece fair play. Sì, fair play è pieno perché in tutte le gare fino ad ora disputate su questo terreno abbiamo avuto modo di constatare come tutta la formazione del Montepone esercita a pieno regola questo diktat. Si sono sempre fermati quando hanno visto un calciatore a terra oppure in caso di contrasto. E quando si dà il buon esempio anche le altre squadre praticamente rispondono alla stessa maniera, ripagano bene con bene, volendo fare un po' di filosofia. Così come Jenko e Vatrella parlano di calcio a livelli appunto tecnicamente eccelsi, mentre Meliti continua a rilanciare in una direzione che però vede Prestia elegantemente di testa colpire. Paparazzo cerca di andarsene, Corracchio, ma lì c'è Mellace che gli strappa la palla dai piedi, lancia per Procopio e questa volta Speziale vede il fuorigioco. Obiettivamente era un po' lontano Speziale, però possiamo dargli ragione in questo frangente. Io ho qualche dubbio, considerata la distanza dell'arbitro dall'azione, anche perché da qui non sembrava fuorigioco per come l'ho visto io. Ahimè, purtroppo la pioggia ci ha tolto il monitor di servizio e quindi per oggi dobbiamo andare un po' a occhio. E ancora Mellace che cerca di innescare un compagno con il capitano Prestia che recupera la palla, la scambia con Ferlia che tocca in direzione Corsi che si gira, Monteleone chiede palla ma Corsi non riesce a lanciarlo anche perché c'è subito il rientro di Mellace. Sottolineiamo ancora questa situazione stoica del numero 4 del Montepaone che soffrendo, stringendo i denti, sta continuando a dare il contributo in quella che è comunque una partita importante perché tra un po' il Montepaone dovrà incontrare tutte le seconde della classe e quindi è importante fare punti sempre e con la partecipazione di tutti. C'è Corsi che si allarga verso Ferlia che tenta il tiro, non prende il giro giusto la palla e finisce addirittura nella zona della scuola calcio del Montepaone nei campi appunto di allenamento. Quando siamo giunti al 43esimo minuto del primo tempo, la prima frazione di gioco che vede il Montepaone in vantaggio per 1-0 grazie alla rete diciamo da vero bomber di area di rigore con grande intuito e grande freddezza da parte del numero 7 Doria. Sarà Fiorentino, e parliamo di Emanuele, a rinviare di destro, la palla supera la metà campo, arriva dove c'è il vallone ma Procopio la fa sua, si gira molto bene, cerca di innescare Doria ma buona la posizione di Prestia che poi lancia verso Monteleone con Meliti e Conidi che chiudono la saracinesca della difesa del Montepaone. Meliti dice calma un po' alla Bonucci e dice ci penso io quando ci sono situazioni particolari. Conidi sventaglia in attacco dove c'è Procopio che va ad attaccare Napoli che sicuramente ha avuto un attimo di indecisione, poi si appoggia verso Vallone, Procopio e Vallone compie un vero numero con la mano sinistra a evitare che Procopio lo potesse superare quando al 44esimo appunto aveva avuto la decisione, la volontà di seguire una palla fino alla fine, ipotizzando, come poi è successo, l'errore dell'avversario. Corse riceve, viene subito chiuso da Paparazzo in ripiegamento difensivo, Voci controlla il pallone, si appoggia su Doria che prende la palla, Doria sovrapposizione di Voci, Doria se ne va, poi tocca per Procopio e questa volta è stato troppo generoso il numero 7 del Montepaone appoggiandosi a Procopio che all'ultimo momento ha visto intervenire un difensore del San Calogero. E vediamo che il dito alzato del signor dell'arbitro vuol dire un minuto, vero Giuseppe? Un minuto, così pare, ha alzato l'indice, a questo punto pare ci sia un minuto di recupero sul primo scorcio di gara. E quindi una volta appurato che era l'indice sappiamo che è un minuto e non un gestaccio. Sarà poi Mellace a calciare appunto di destro, scendono gli alti per quanto riguarda il Montepaone ma la palla viene ribattuta in una zona di campo dove troviamo Fiorentino che in questi frangenti si sposta totalmente a sinistra
sinistra, lui che di solito sta sempre a destra, Meliti con Prestia, poi Conidi che allarga verso Doria, controlla il pallone, si gira di fronte a sé Prestia, lo evita in bello stile, lo mette a sedere, poi mette però di sinistro la palla non con la dovuta misura e riparte ancora il San Calogero. San Calogero con Corsi che si gira di fronte a suo avversario e si tratta di Conidi e l'arbitro decide appunto di andare a prendere tutti un tè caldo. Finisce la prima frazione di gioco 1-0 per il Montepaone, rete di Doria al settimo del primo tempo. Oggi allora veramente tè caldo, Giuseppe. Tè caldo, vista la pioggia, sì, ci sta tutto. E allora, cari telespettatori, ve lo offriamo virtualmente, così come lo porteremo anche al nostro Pasquale Lentini, indomito sotto la pioggia, e vi aspettiamo tra poco per il secondo tempo. Ricevitoria Gerace a Monteponerino. Da noi puoi giocare Superenalotto, Totogol, Totocalcio, Tris giornaliere e Win4Life ogni ora. Agenzia autorizzata per le scommesse sportive Matchpoint. Ricariche telefoniche, pagamento bollette dal 1975 al tuo servizio. Ed in attesa della tua giocata vincente puoi consumare un gustoso aperitivo nell'annesso bar Ricevitoria Gerace. Vi aspettiamo in via Padre Pio a Monteponerito. Su di noi puoi scommetterci. Bentrovati gentili telespettatori, qui siamo al secondo tempo, stiamo per offrirvi il secondo tempo della partita Real Montepaone e San Calogero. La squadra esterna 7 di S1 TV che si occupa di questa produzione con la regia di Pasquale Lentini, il commento tecnico di Giuseppe Ranieri della Gazzetta del Sud e la voce di Giorgio De Filippis. Stanno rientrando in campo le squadre, la prima frazione di gioco si è conclusa con il risultato di 1-0 in favore del Real Montepaone, che appunto ha capitalizzato al massimo al settimo minuto la prima azione da gol arrivata, segnando appunto con Doria. È rientrato intanto il San Calogero, che presumiamo non farà sostituzioni, anche perché ci sono soltanto due giocatori in panchina. Insieme al San Calogero anche il signor Speziale, l'arbitro della gara, il signor Speziale di Cosenza. E allora chiediamo subito un giudizio su questi primi 45 minuti, Giuseppe Ranieri. Un Montepaone che ha segnato e poi ha meritato il vantaggio. Sì, una prima frazione di gioco intensa e combattuta, con un Montepaone che è cresciuto nell'arco della prima frazione di gioco e in maniera cinica al settimo riuscita ad allungare col punteggio di 1-0. Possiamo però dire, come se il terreno di gioco fosse stato più praticabile, sicuramente l'11 di mister Pisano poteva chiudere con qualche gol in più la prima frazione di gioco, perché le occasioni le abbiamo viste tutte e purtroppo sotto quell'area c'è un bel pantano e la palla si ferma. Però è stata una prima frazione veramente, veramente combattuta, con la formazione ospite che nonostante dopo aver subito il gol non ha mollato e ha giocato comunque intensamente la sua gara. E sta rientrando anche il Montepaone nella consueta divisa giallo-verde, e notiamo appunto che qui al Frabotto Mannesi il terreno di gioco, nonostante la pioggia, regge, anche se evidentemente con parecchie pozzanghere, e apprezziamo anche la compagnia dei tifosi del primo anello del comunale di Montepaone, dove ci siamo spostati appunto a causa delle intemperie, tifosi come al solito calorosi che stanno sostenendo la propria squadra, e quindi abbiamo una visuale differente. Dicevamo prima con Giuseppe che è più difficile rispetto al secondo anello cogliere tutte le sfumature tattiche della partita, però certamente si sente ancora di più il calore dei meravigliosi ultras del Montepaone e di tutti gli appassionati di calcio che appunto anche in questa giornata di pioggia stanno gremendo il Frabotto Mannesi. Stanno rientrando alla spicciolata i giocatori del Montepaone, ce ne sono in questo momento 9, non dovrebbero esserci sostituzioni. Vediamo che rientra anche Vatrelli,
Mella e quindi 4, 6, 8, 10 dovrebbe mancare uno, e Mellace che ricordiamolo ha subito un colpo abbastanza duro al polso e quindi gioca in maniera vistosamente menomata, però siccome si tratta di calcio le gambe ci sono, i piedi ottimi di Mellace ci sono e quindi stringe i denti il guerriero numero 4 ed è presente, timbra anche nel secondo tempo il cartellino per una partita che può essere veramente importante per il Montepaone. Il segno speziale dà il via anche a questo secondo tempo che vede il Montepaone attaccare da destra verso sinistra rispetto alla nostra postazione, e chiaramente a questo punto il San Calogero che gioca da sinistra verso destra non potrebbe essere altrimenti, a meno che il campo non fosse in discesa. Ecco che Vallone Salvatore viene bloccato da Mellace e sarà rimessa laterale per un San Calogero che comunque non si ferma e sta giocando la propria partita al cospetto della capolista e la squadra che fino a oggi ha fatto meglio di tutte in questo campionato di prima categoria, girone C. Sarà ora Fiorentino a effettuare la rimessa con le mani, perché il dialogo tra Vallone e Ferlia non è andato a buon fine, e Fiorentino appunto che si prepara a effettuare la rimessa. Ma attenzione, il signor Speziale probabilmente ha ricevuto un colpo, un qualcosa, e vengono chiamati i sanitari perché sono tutti intorno all'arbitro. Tu hai potuto vedere cosa è successo, Giuseppe? No, perché la mischia dei giocatori non lo permetteva. Siamo distanti e cerchiamo di capirlo per commentare. Sicuramente comunque un piccolo incidente per quanto riguarda il signor Speziale, ma niente di grave, né causato chiaramente da giocatori. Probabilmente ecco, ha un problema, sta bevendo, quindi potremmo dire così per smorzare i toni e non preoccuparci troppo che non ha ingoiato il fischietto. E comunque un in bocca al lupo al signor Speziale che fino ad ora ha arbitrato in maniera ottimale. E si riprende subito la rimessa, però vede un controfallo per quanto riguarda, anzi no, giustamente il signor Speziale, nonostante il colpo ricevuto, continua a controllare tutto anche col terzo occhio e ha detto aspettate perché il massaggiatore deve rientrare in panchina. 1:39 secondi di gioco, rimessa laterale che viene ripetuta e che tocca stavolta al San Calogero. La palla schizza in zona Fiorentino e il capitano del Montepaone recupera e innesca Vatrella. Vatrella riceve la palla, ha di fronte a sé un paio di avversari, tocca per Ienco, leggermente lungo il tocco e non raccoglie la palla appunto Ienco, che viene rimproverato un po' da tutti e anche da Speziale perché ha allontanato il pallone quasi come se volesse perdere tempo. Speziale questa volta ammonisce, ammonizione giusta, però forse trattandosi di un gesto quasi istintivo poteva anche soprassedere. Ma sicuramente io non la interpreto così, perché è stato un gesto di stizza da parte del calciatore che non è riuscito ad agganciare e l'ha tirata per farla battere contro il muro. Nulla di particolare, però l'arbitro ha dimostrato un eccesso di zelo elevato. E sarà Antonio Pisano a effettuare appunto la rimessa con le mani, rimessa lunga con Mellace che interviene, ma Salvatore Vallone recupera, gli ruba palla Marco Voci, Colacchio viene stretto nella morsa tra Procopio e Vatrella, Vatrella di fronte a sé alcuni avversari, mette in mezzo e poi ci pensa Porcelli a rinviare lontano il pallone per una rimessa in favore dei locali del Montepaone. Ienco verso Procopio, colpo di testa di Pisano che rimane comunque fino a questo momento il miglior difensore del San Calogero. Il tocco è per Monteleone con Meliti che lo anticipa e subisce fallo, giusta la segnalazione del signor Speziale. Si riprenderà con la punizione già battuta in favore di Vatrella che evita con una finta un avversario. Il tocco però impreciso, Colacchio ancora con Idi e la palla si impenna con un rilancio alla viva il parroco. Colpo di testa di Rotella e poi si tratta di Paparazzo che allarga e dà ordine per Fiorentino. Fiorentino, in questo caso Francesco, lancia in profondità dove Doria ruba il tempo, il pallone a Prestia e la palla poi finisce in calcio d'angolo toccata per ultimo da Porcelli e quindi si riprenderà con un calcio d'angolo e Paparazzo che insieme a Mellace probabilmente metterà insieme uno degli schemi previsti durante la dura settimana di lavoro in allenamento da mister Pisano e il suo staff. Salutiamo anche Maurizio Vatrano che di solito fa lo scoutman e considera a computer tutte le situazioni che si verificano durante la partita. Parte il tocco, fa velo un po' Vatrano.
palla e poi tiro e numero di Vallone, Antonio Vallone, che dice di no a un tiro secco sul palo di competenza del portiere da parte di Vatrella quando sono passati soltanto 4 minuti, però lo schema è stato utile anche se non si è realizzato completamente, però vediamo che Vatrella stava per mettere dentro il pallone del 2-0. E scambio tra Paparazzo, Mellace, sovrapposizione di Fiorentino, si libera al cross, la palla arriva corta, il rinvio però alla fine finisce tra le braccia dopo un paio di rimbalzi di Vallone, che chiama poi i suoi a salire e a reimpostare un'azione che abbia una connotazione offensiva. La palla schizza in zona Meliti, colpo di testa che supera il centrocampo, molto bello il lancio di Marco Voci, questa volta non c'era il fuorigioco di Doria. No, senza ombra di dubbio Doria non era in fuorigioco, è partito dopo aver ricevuto il pallone, è partito dopo e non era fuorigioco. E intanto si sta riscaldando la panchina del San Calogero, vediamo proprio qui sotto di noi Currà e Pedullà che si stanno appunto riscaldando, e ancora Marco Voci, la palla si impenna, Pisano colpisce di testa, Salvatore Vallone evita Marco Voci in maniera elegante, tocca verso Corsi, esterno a favorire o Monteleone o Rotella, e c'è Jenko che perde palla con Rotella che entra in aria e questa volta è fallo da rigore di Meliti con ammonizione, se non andiamo errati, vediamo, no, calcio di rigore, e qua è clamoroso perché Rotella ha proprio cercato il rigore, Meliti è entrato sul giocatore, Rotella non ha fatto niente per non cadere, e qui mi sembra, Giuseppe, che il rigore ci stia tutto. Netto, il rigore è nettissimo. E quando siamo al quinto minuto, attenzione perché questa può essere un'ulteriore fase importante della partita, con Corsi che va a calciare il tiro dagli 11 metri, Marco Voci che dà un consiglio sulla posizione giusta a Fiorentino, e qui pure è importante perché praticamente il dischetto del calcio di rigore è immerso in una pozzanghera, vediamo cosa dirà Speziale che ha anche ammonito Meliti, e quindi quando siamo al sesto minuto e 14 secondi il San Calogero ha la chance per riuscire a riportare in parità, partirà di sinistro il numero 9 Corsi, aspettiamo Speziale che fischi, sta per partire Corsi di sinistro, tiro, parte la traiettoria, l'aveva quasi presa Fiorentino, e Corsi al settimo del secondo tempo, quindi esattamente lo stesso minuto del primo, e Corsi che pareggia la partita su calcio di rigore con Fiorentino che si era gettato alla parte giusta, alla propria sinistra, ma non è riuscito a intercettare il tiro a calciato dal numero 9 del San Calogero, e quindi quando siamo al settimo minuto San Calogero ha pareggiato 1-1 e su un rigore che onestamente c'era, perché l'intervento di Meliti non è stato pulito e Rotella in quella posizione poteva soltanto puntare al tuffo in aria perché il fallo c'è stato. Rotella davvero opportunista, ha cercato e trovato quello che voleva, Meliti purtroppo ha peccato un po' di ingenuità, il rigore era netto e adesso è tutto da rifare. Cioè il vantaggio di aver segnato subito e quindi di non subire la pesantezza del campo sfuma, e quindi il Montepaone ora dovrà, lancia in resta, baionetta e coltello tra i denti, recuperare ancora questa partita. Meliti chiude su Rotella, lo evita con eleganza, ruba ancora il pallone però Prestia, ma Vatrella lo recupera a sua volta, allarga per Marco Voci, scambio con Paparazzo, si ragiona e si gioca sempre con eleganza, Fiorentino sta per superare la metà campo, poi calcia cercando in profondità Marco Voci, la palla schizza ed è Antonio Pisano che rinvia, e ancora Conidi che interviene con decisione cercando di innescare Doria, il colpo di testa è del numero 3 Prestia, mentre c'è un combattimento con Doria che ha di fronte a sé due avversari, alla fine cerca di recuperare il pallone e conquista una rimessa laterale che vede il Montepaone a questo punto attaccare decisamente, e noi notiamo che mister Pisano ha mandato a scaldare Pirritano, il bomber che ha un rapporto gol segnati minuti giocati veramente eccezionale. Il tocco, ancora lo scambio è tra Paparazzo e Fiorentino, recupera il pallone però ancora il San Calogero con un raddoppio di marcatura, Procopio che se ne va, il rinvio però favorisce ancora Conidi, stop e rilancio, la palla sbatte sullo stinco di un giocatore del San Calogero e poi Rotella che colpisce di testa e Salvatore Vallone che allarga in direzione Pisano, ecco che Gregorio Vatrella lo va a disturbare, gli ruba palla, è un combattimento deciso ma non cattivo,
L'arbitro stava per fischiare, ma non c'erano gli esseri per il fallo. Voci per Procopio, raccoglie la palla, arriva, tiro e Vallone si accartoccia e blocca il pallone calciato con decisione di sinistro da Procopio, che era riuscito a eludere il ritorno addirittura del numero 7, se non andiamo errati, Monteleone, che in quel momento si trovava in quella zona. Intanto c'è uno spintone di Jenko nei confronti di Rotella, e quando siamo giunti al nono minuto del secondo tempo il risultato è cambiato: Montepaone 1, San Calogero 1. E vediamo ora che Speziale va a richiamare qualche giocatore dicendo: qui comando io, e non manca la personalità a quest'arbitro che sta appunto arringando i giocatori e le due squadre, anche se a questo punto eventuali polemiche e perdite di tempo farebbero l'interesse soltanto del San Calogero. Sarà Salvatore Vallone a calciare di destro dalla tre quarti campo, zona d'attacco del San Calogero, mentre invece tutto il Montepaone si schiera in linea per eventualmente mettere in offside gli avversari. Esce con decisione Fiorentino, conquista la palla, lancio lungo con Marco Voci che è già partito insieme a Procopio, sono in due, hanno di fronte a sé Porcelli e il numero 2 Pisano, ruba palla Procopio e a questo punto c'è un contatto dubbio sulla decisione dell'intervento del difensore su Procopio, che cade a terra. Non è successo nulla per l'arbitro, riparte ancora con decisione il San Calogero con Ferlia, che però vede il pallone messo in out dal ritorno di Doria. A questo punto la partita diventa ancora più bella. Sì, è una partita che si è accesa dopo il gol dei Vibonesi, però dobbiamo anche dire come nell'ultimo episodio c'era un fallo iniziato prima fuori aria su Procopio, proseguito poi in aria, che l'arbitro ha lasciato correre. Giusta l'osservazione di Giuseppe Ranieri, ma anche molto bello il gesto di Paparazzo, perché si sta combattendo ma per il fair play richiede che venga restituita la palla al San Calogero. Il lancio viene controllato da Corsi, la palla rimbalza a centrocampo, arriva Meliti, scontro tra Titani con Vallone, il lancio lungo, ritornano sia Prestia che il numero 5 Napoli sul pallone, esce Vallone. Finora importante anche la firma del portiere del San Calogero su questo match, perché almeno in due o tre occasioni è riuscito a essere decisivo. Lancio a cercare Monteleone, si chiudono Conidi e Meliti e poi è Fiorentino che rinvia in direzione Vatrella. La palla però viene controllata da Pisano, che copre il pallone con Vatrella che gliela ruba e l'arbitro vede un fallo, batte subito Vatrella. E però a questo punto non doveva fischiare Pisano Speziale, perché praticamente fischiando probabilmente ha indotto a pensare a una punizione. E Paparazzo che controlla, allarga ancora il gioco con ordine in direzione di Conidi, scambio con Fiorentino, ancora Conidi, si ragiona da parte del Montepone, lancio per Paparazzo che si è intrufolato, molto bella l'intenzione, si gira subito di destro, il tiro da dimenticare. Sì, diciamo che il tiro non è stato come quando ha stoppato e si è girato tecnicamente, ha perso la deviazione. Apprezziamo comunque l'idea da parte dell'undici giallo-verde, che comunque ha cercato la conclusione. Ha iniziato l'azione e poi si è fatto trovare al posto giusto, al momento giusto, solo che purtroppo su questo campo poi è difficile trovare le soluzioni di forza e di potenza quando possono servire. Sarà ora Antonio Vallone a effettuare questo rinvio, sono tutti i giocatori in 30 metri in sostanza, Mellace ma Speziale vede un fallo e ora appunto assegna la punizione con Mellace che calcia, dove però c'è Napoli che colpisce di testa, il pallone recuperato da Jenko che lo scambia molto bene con Vatrella, entra al centro dell'area, molto bello il cross e l'azione, però Vallone Antonio, il portiere del San Calogero, esce con decisione e fa sua la palla, ha una divisa tutta grigia, un po' come i portieri di qualche anno fa, non sceglie colori sgargianti, ma è importante la prestazione che sta tirando fuori. Elegante lo stop di Voci, che poi Noluc cerca di innescare il numero 7 Doria, e poi Conidi di petto, ancora Fiorentino, gli ruba la palla Prestia, che supera anche un paio di Pozzanghere, si accentra, tenta il tiro e si distende con sicurezza Fiorentino, che non blocca subito il pallone bagnato e evita anche il rimbalzo rende innocuo il rimbalzo pericolosissimo davanti a lui su una Pozzanghera, e questa è una parata che vale come un gol per quanto riguarda Fiorentino. Il lancio ancora interrotto da Pisano, il rinvio però vede la palla toccata da Procopio e quindi rimessa laterale in favore del San Calogero.
Calogero. Dicevamo prima che la parata di Fiorentino, e parliamo di Emanuele, è stata una parata importante, e lo notiamo da come poi Giuseppe Ranieri lo descriverà domani sulle colonne della Gazzetta del Sud. Sì, Fiorentino Emanuele non è nuovo a queste parate, nel corso di tutti questi anni lui è partito dalle giovanili, è entrato in prima squadra e ha dato sempre prova di sé, su questi tiri è stato sempre in grado di neutralizzare. Recupera il pallone Paparazzo, che molto bene, tatticamente disciplinatissimo, allarga per Fiorentino, parabola interessante, ma c'è un signor Pisano che colpisce di testa, si tratta di Antonio Pisano, e poi la palla praticamente viene ancora conquistata dal Montepaone. Mellace salta due avversari, combatte col coltello fra i denti, ha di fronte a sé anche Vatrella, cerca di colpirlo e di passargli il pallone, che finisce poi in rimessa laterale a favore del Montepaone, con Corsi, che è l'autore del gol, che praticamente guadagna qualche secondo. La rimessa laterale vede Paparazzo intrufolarsi e sarà calcio d'angolo. C'è stato un errore da parte di Napoli nel rinvio, anzi di Porcelli nel rinvio, e il pubblico tutto in piedi incita il Montepaone in questa fase di gioco, quando manca mezz'ora alla conclusione del match, appunto ad attaccare, baionetta, coltello, elmetto, tutto è pronto, perché questo è il momento dell'assalto. È ancora Pisano che ruba palla a Paparazzo, ed è un signor difensore, questo numero 2 del San Calogero, che sulla propria fascia sta veramente bloccando le iniziative del Montepaone. La rimessa non è calcio d'angolo, è rimessa laterale, tocca appunto a Jenko, e ci vuole un attimo di calma per ragionare e provare appunto lo schema migliore. Vatrella circondato da tre avversari, arriva poi Mellace che cerca di portarsi in avanti la palla, ma viene fermato, e la rimessa laterale sarà in favore dei vibonesi del San Calogero. Intanto vediamo anche Giuseppe Rattà, che salutiamo, tifoso della Juventus e ottimo calciatore, che appunto restituisce la palla con un lancio degno di un ottimo portiere, anche se lui, lo ricordo, difensore. Ecco, ancora si gira il numero 11 Rotella, tocca per Corsi, molto tecnici questi giocatori del San Calogero, con il numero 7 Monteleone, che però viene chiuso. La palla finisce tra i piedi di Vatrella, che la alza verso Voci, ha ancora un tocco preciso e delizioso per Doria, che allarga per Fiorentino. Fiorentino si ferma, arresta la propria corsa e si appoggia su Conidi, tutto il Montepaone sale, Conidi cambia gioco andando a cercare Jenko, ha su di sé un avversario, cerca di evitarlo, ma si trattava del numero 9 Corsi, e ancora Vatrella, Jenko, Vatrella, per loro il campo non è bagnato, Vatrella in velocità evita un paio di avversari e conquista un calcio d'angolo, e a questo punto tutta la squadra si sta portando in avanti, e quando siamo al 16° e 43 secondi sarà Mellace a calciare questo appunto calcio alla bandierina. Vediamo quale schema chiama, Voci si smarca, la palla però viene ribattuta, recupera per ancora Paparazzo che si accentra, tenta il tiro, la palla rimbalza, traversa, Voci, gol! E ci sembra che l'arbitro abbia però annullato, e qui c'è stata probabilmente una posizione di fuorigioco, no, è stato assegnato il gol, e allora è Marco Voci, 16ª segnatura, e quando siamo al 17° del secondo tempo, dopo un'azione tambureggiante, un rimbalzo, una traversa con Speziale intanto circondato dai giocatori del San Calogero, e il Montepaone si riporta in vantaggio. Attenzione, perché giustamente mister Pisano ha richiamato i suoi ad andare a tutelare se necessario l'arbitro, ma ci sembra che ci siano solo contestazioni. In effetti ci ha dato soltanto Marco Voci. Vediamo cosa sta succedendo, mentre i giocatori del San Calogero dicono: per favore fateci parlare a noi con l'arbitro, e mandano via i giocatori del Montepaone. È un momento anche di una certa tensione, e comunque intanto il dato di fatto è che il Montepaone è in vantaggio per 2-1, e questa volta è stato il bomber Marco Voci a recuperare appunto la situazione. Dopo un tiro traversa la palla che ballonzolava all'interno dell'area piccola del portiere, e Marco Voci di destro ha scaricato in porta. Giuseppe Ranieri, un gol importante. Un gol importante, veramente importante, che denota la reazione. Negli ultimi minuti le due squadre giocavano corte, era davvero difficile trovare il pertugio giusto, ma Marco Voci è riuscito ad insaccare in rete un gol che vale tanto.
importante, quindi settimo del primo tempo, settimo del secondo tempo, diciassettesimo del secondo tempo, con mister La Rosa che sta parlando con Pisano, perché probabilmente c'è stato qualche momento di tensione, e ancora vediamo se Speziale riesce a mantenere le redini di questa partita, e va a rimproverare sia Pisano che La Rosa, ecco, richiamando i mister alla calma, dice: ci sono qui io. Ancora una volta un arbitro di personalità, al di là di quelli che possono essere eventuali valutazioni e quindi potenziali errori, comunque un arbitro che mantiene in pugno la situazione e gestisce la partita in maniera accettabile. Intanto vediamo che riparte il San Calogero, e il lancio però di Salvatore Vallone non raggiunge appunto Rotella, e quindi si ripartirà con una rimessa laterale in favore del Montepone. Un gol e un recupero della partita che valgono oro da parte del Montepaone, perché se non si segnava subito forse sarebbe diventato tutto più difficile. Sì, sì, sarebbe stato veramente rischioso, perché il campo è difficile e capitalizzare la gara più avanti sarebbe stato ancora più difficile. È venuto fuori questo gol dai piedi di Marco Voci, che riproietta il Montepaone in una dimensione diversa per l'esito della gara. E se è vero che mister Pisano ha tutte le alchimie tattiche e dispone la squadra in campo, un saluto anche ai carabinieri capitanati da maresciallo Di Cello, che al momento in cui le situazioni sembrano diventare problematiche si pongono nella posizione migliore per dare tranquillità in campo e fuori, e quindi un plauso all'arma dei carabinieri. Intanto ecco che riparte ancora il San Calogero, tocco di mano da parte di Fiorentino, giusta la segnalazione del signor Speziale, 20° 30 secondi, punizione, ma non si può riprendere il gioco perché deve fischiare appunto l'arbitro, che probabilmente ha ammonito qualcuno perché sta annotando qualcosa sul proprio cartellino, e quindi un'ulteriore ammonizione, mentre continua a riscaldarsi Pirritano. Ma a questo punto forse il Montepaone deve soltanto gestire la partita, evitando errori quali quello dell'azione che ha portato al rigore in favore del San Calogero, che potrebbero risultare appunto nocivi. Sarà il capitano Filippo Prestia del San Calogero a battere appunto questa punizione. All in the box, quelli del San Calogero, ci sono sei giocatori, la palla arriva alta al centro dell'area e svetta Mellace con Vatrella, che poi di sinistro lancia in zona Paparazzo, che parte in velocità, Colacchio rinvia, la palla finisce dove c'è Vatrella, che la protegge dall'attacco di Salvatore Vallone, e la palla poi finisce in out, rimessa laterale con Vatrella, che oggi sta cantando e portando la croce, perché anche in fase di copertura risulta preziosissimo. La rimessa è per Procopio, che stoppa e protegge, la palla però è schizzata out e fuori dalla linea bianca, anche se sempre in quella zona che è l'unica, insieme a quella all'altezza dell'altra panchina, dove non riusciamo a mettere né i nostri occhi né quelli della telecamera. Rimessa laterale con controfallo segnalato dal signor Speziale, che ora si è avvicinato di più all'azione. Forse proprio in questi momenti l'arbitro deve scegliere di stare vicino all'azione per evitare che si accendano piccole micce. Sì, il comportamento dell'arbitro non pare discutibile, sta arbitrando veramente bene, e visto quello che è successo prima in occasione del secondo gol del Montepaone, fa molto bene a stare vicino all'azione di gioco. Intanto è Pisano che lancia, Jenko ribatte, recupera Voci, Paparazzo, ancora un lancio no look in una zona dove c'è però Vallone, che non calcola bene il rimbalzo della palla, attutito da una pozzanghera, però poi alla fine si distende e fa suo il pallone e sta per calciare di destro per superare la metà campo e a lanciare ancora la carica dei suoi compagni. Mellace tocca il pallone, Prestia però si inserisce molto bene Doria, che poi va a pettinare la palla con la suola, anche se ha di fronte a sé Prestia, lo supera in velocità, se ne va veramente bene, subisce fallo, e questa volta Prestia viene ammonito da parte del signor Speziale, giallo anche per il capitano del San Calogero, ma molto bravo Doria che se n'era andato in velocità dopo aver gestito tecnicamente molto bene la palla. Sarà quindi un calcio di punizione, dovrebbe essere Paparazzo a calciarlo di destro, cercando appunto di imbeccare alcuni dei suoi compagni. Vediamo in aria sia Voci che Procopio oltre Doria, e appunto Paparazzo con Vatrella che gli si avvicina, e tutto il Montepaone che si dispone cercando di creare quelle situazioni che possono liberare almeno un giocatore in seguito al calcio piazzato, al free kick come dicevano gli inglesi un tempo. Sarà appunto Paparazzo
a calciare di destro, fischio di speziale, movimento in aria, bella la parabola, colpo di testa, traversa, Voci ed ancora gol al 23esimo minuto. Marco Voci, dopo il colpo di testa di Procopio, segna e chiude probabilmente la partita. Pirritano in campo ad abbracciare il bomber, con il Montepaone che con questo colpo di testa, traiettoria di Paparazzo, colpo di testa potente di Procopio, traversa e ancora una volta Voci, che poi si è trovato al posto giusto con un tap-in che ha chiuso probabilmente questa partita, anche se siamo soltanto al 24esimo. Comunque al 23esimo minuto, dopo aver segnato già al 17esimo, Marco Voci ha portato il Real Montepaone in vantaggio per 3-1 su un San Calogero che quindi ha subito un duro 1-2 proprio nel momento in cui pensava di aver recuperato la partita. Ecco che se ne va ancora Monteleone, che si appoggia per compressia, ancora entra in aria, la palla rimbalza e viene recuperata da Paparazzo, che intanto si è defilato un po' sulla destra, tocco verso Procopio che fa reparto da solo. L'intervento però è di Napoli, che appunto blocca la progressione del numero 9 del Montepaone. E quindi sentiamo un attimo Giuseppe Ranieri, che così mi dà anche la possibilità di annotare i minuti del gol. A questo punto 3-1 siamo tutti più tranquilli. Sì, un gol che è venuto nel momento più opportuno, quando sembrava che i vibonesi riuscissero a recuperare le redini della gara. Marco Voci è riuscito a mettere nel sacco il 3-1, un 3-1 meritatissimo, perché il Montepaone comunque lavora su ogni palla. Gol che è venuto da una bella azione che è partita dal centro e tutto il pubblico ha siepato sugli spalti e ha gioito per il gol messo a segno da Marco Voci. Anche il presidente in mezzo al pubblico è esultato insieme a loro, e quindi 3-1 quando siamo al 25esimo minuto, quindi siamo negli ultimi 20 minuti di gioco. Un San Calogero che non sta affatto demeritando, ma che trova ancora una volta un Montepaone che veramente gestisce le partite da capolista, accelerando al momento giusto e soprattutto trascinato da un signor Marco Voci, che comunque è presente in fase difensiva, in fase offensiva e in fase conclusiva. Quindi, ma attenzione, perché Meliti commette un errore, tocco verso Rotella, ottima la diagonale di Jenko, e poi Meliti si va a riprendere il pallone, il vecchio corsaro dell'area di rigore che dice non ci sto a sbagliare, e quindi recupera il pallone, ma recupera anche Pisano che la rimette in mezzo, stop di petto di Mellasce di esterno destro a cercare di favorire gli avanti del Montepaone. Parte Doria, che ha di fronte a sé Prestia, per poco non gli porta via la palla, ma l'esperto capitano del San Calogero la difende, e poi Colacchio che apre in direzione Rotella si gira, appoggia verso Corsi, è partito in sovrapposizione Pisano, elegante la diagonalizzazione, cross di Pisano, chiama il pallone, esce con sicurezza Fiorentino e blocca e fa ripartire subito la propria squadra. Ancora Marco Voci, il trascinatore dell'11 giallo-verde, che si ferma, innesca Vatrella che se ne va in velocità, il tocco è a favorire Procopio, e Vallone, che comunque si è dimostrato un portiere valente, esce fuori e blocca il pallone rilanciando subito per Monteleone. Non c'è un attimo di pausa nonostante il risultato di 3-1 e nonostante la pioggia e il campo pesante, i giocatori si stanno dando battaglia, c'è Prestia che protegge il pallone, chiede a Colacchio di intervenire, il tocco però favorisce dopo un paio di rimbalzi Corsi di sinistro, anzi sì, il sinistro di Corsi tenta la magia, ma la palla finisce in out. A questo punto diciamo che il Montepaone ha assorbito il colpo, per quanto duro, del rigore, ha rovesciato di nuovo le sorti del match, ha consolidato un primato in classifica che continua a vederlo appunto in testa al campionato di prima categoria, girone C. Sarà Fiorentino che richiama appunto tutti i compagni ad andare avanti, perché su questo terreno meglio non fraseggiare troppo all'altezza dell'area di rigore, e vediamo che calcerà di destro, la palla supera la metà campo, anzi arriva proprio a metà campo, Doria la spizza, Procopio di esterno e Pisano non riesce a controllare, anzi sì, molto bravo, con Jenko che non aggancia, la fatica
Domenica ora si fa sentire, però c'è Mellace che blocca tutto, si porta via il pallone senza colpire la caviglia dell'avversario, lo recupera ancora, scatenato Mellace Uberales, ma è un combattimento che lo vede arrivare su ogni pallone, praticamente sta giocando da solo contro tre o quattro avversari in questo momento. Sicuramente mister Pisano vorrà più ordine ed ecco che riparte il Montepaone con Doria che cerca di appoggiarsi, ma il San Calogero ci sta mettendo il cuore e quindi onore a questa squadra che sta dando battaglia con correttezza su un campo pesantissimo. Salvatore Vallone tocca per l'inserimento di Rotella e ci sarà una punizione, attenzione perché quella è una zona dove Corsi può essere pericoloso col suo sinistro. Comunque un buon San Calogero mai domo che sta comunque cercando di attaccare e gestire una partita che lo vede soccombere per 3-1, anche se appunto ha giocato con decisione e sicuramente con volontà. 29 minuti, 6 secondi e qualche decimo e noi vediamo ora il tiro della punizione. Ci sembra che sia però il destro di Rotella quello che potrebbe dare fastidio a Fiorentino, che sta predisponendo una barriera almeno di 4 giocatori con Colacchio che va in fase di disturbo e ci sembra che siano rispettati 9,15 metri da parte del signor Speziale di Cosenza. Quindi vediamo sia Prestia che Rotella, c'è anche però Ferlia che potrebbe calciare di sinistro. Ecco che Fiorentino ha disposto la barriera, ora controlla per l'ultima volta sul palo non di propria competenza, parte, non aveva fischiato l'arbitro con Rotella che ha visto Fiorentino spostarsi e ha calciato comunque, però Speziale appunto ha detto non si fa e comunque Fiorentino era arrivato con la mano di richiamo a bloccare comunque questo pallone, quindi una seconda chance per il San Calogero. Vediamo se guadagnano qualche centimetro. Speziale riconta i passi, un passo un metro, quindi dovremmo essere a 9,15 metri, si va un po' più indietro, non ha la bomboletta Speziale e quindi con i piedi fa un segno sul terreno. Dovrebbero avere la bomboletta così come succede in Serie A. C'è Corsi che non è d'accordo su questo tipo di segnalazione di distanza della barriera. Vediamo che Fiorentino ha ridisposto la sua barriera e sarà ancora Rotella a calciare di destro. Bel tiro, gol di Rotella, complimenti, perché è andato a prendere il 7, questa volta ha cambiato angolo e alla mezz'ora è Rotella del San Calogero che riapre una partita emozionante al 30° del secondo tempo. Montepaone 3, San Calogero 2, due calci piazzati, un rigore e una punizione, però quest'ultima di grande bellezza, di ottima fattura e quindi San Calogero che rimane in partita. Rotella ha dedicato ai suoi tifosi questo gol, ma anche i tifosi del Montepaone si fanno sentire perché a questo punto al 31° l'ultimo quarto d'ora sarà sicuramente emozionante, però direi Giuseppe finora solo su palle inattive il San Calogero è stato pericoloso, quindi il Montepaone pur subendo due gol, cioè la metà di quanti ne aveva subiti sino ad oggi in casa, dovrebbe riuscire a controllare la situazione. Credo proprio di sì, perché comunque l'11 di Pisano è abituato a gestire tutte le situazioni e ad esercitare un buon pressing in campo, per cui non penso si facciano sorprendere su una palla attiva. E intanto vediamo che Vatrella è stato molto bravo e Mellace ruba palla a Rotella con Procopio che punta l'avversario, viene fermato ma continua Paparazzo, il tocco è per Colacchio con Voci che allarga, Vatrella arriva in mischia, tiro di Vatrella e la palla accarezza la traversa sull'ottimo inserimento di Vatrella, è proprio un colpo a scucchiaiare, però purtroppo ha superato Vallone ma è finita anche oltre la traversa, ma tutta l'azione è stata molto bella fin da quando Mellace ha strappato la palla anche grazie all'aiuto di Vatrella dai piedi dell'avversario. Il tocco ancora per il San Calogero con Corsi che viene francobollato da Conidi, arriva poi Meliti che come al solito senza fronzoli rinvia in zona Prestia, si rinnova il combattimento, il duello con Doria. Tocco verso Monteleone, la palla rimbalza e finisce in rimessa laterale in favore del Montepaone che a questo punto deve ragionare, continuare a gestire la partita e mister Pisano fa riscaldare altri giocatori della propria panchina. Rimessa laterale di Fiorentino verso Procopio che protegge la palla, riceve anche un colpo da parte del numero 5 Napoli e si riprenderà con una punizione in favore dei gialloverdi di casa con Paparazzo che sistema
il pallone sull'erbetta meno bagnata possibile e poi tocca verso Mellace, perché in questi casi il pallone va messo in cassaforte. Allarga il gioco Mellace per Jenko, che recupera il pallone, non riesce ad anticipare Rotella con Meliti che viene attaccato dallo stesso Rotella e recupera comunque una rimessa laterale importante in questa fase difensiva del gioco del Montepone. La rimessa favorisce Paparazzo, che con la sua duttilità tattica si è un po' spostato ora al centro del centrocampo dei giallo-verdi di casa. Vallone recupera la palla e chiama i suoi ad avanzare. Eccole un 4-2-4 in questo momento da parte del San Calogero, che chiaramente tenta il tutto per tutto per recuperare la partita. Il tocco è ancora per Prestia, che cerca di innescare Monteleone. Alla fine Paparazzo che lancia in profondità, dove c'è Porcelli che chiama palla, lo affronta Procopio e sono in due ora. Anche Doria è arrivato, ma si libera bene il difensore centrale del San Calogero. Lancio verso Ferlia con Conidi che recupera la palla, la copre, la protegge, di spalla evita l'avversario e tocca poi per Meliti. Meliti che allarga verso il numero 2 Fiorentino, mantiene la palla quasi in campo, rimessa laterale in favore del Montepone. Comunque sta vincendo il calcio oggi, Giuseppe. Sì, comunque un match tiratissimo ma leale in campo, un match maschio, una bella partita. Condotta, dobbiamo dirlo in maniera seppur più cinica, da parte del Montepone, che conduce con un punteggio di 3-2 sui vibonesi, che comunque stanno giocando molto bene e cercano di guadagnare il pareggio. E sicuramente stanno onorando il gioco del calcio in questa domenica di carnevale con Procopio che questa volta riceve un colpo, l'arbitro lascia correre e Monteleone recupera il pallone. Ci sarà una rimessa laterale affidata a capitan Filippo Prestia. La rimessa laterale, vediamo chi favorisce, quel Salvatore Vallone che evita un avversario, ma esce ancora Meliti che sta prendendo un po' le redini della difesa con la sua decisione. Procopio, Voci, Vatrella allarga verso Marco Voci, ma ancora una volta c'è Pisano che riesce a chiudere e questo è un signor calciatore, un signor difensore che è riuscito a bloccare questa azione offensiva del Montepone. Riparte ancora il San Calogero, lancio verso Corsi, la palla però finisce in rimessa laterale. Comunque ora che siamo al 35esimo minuto, a 10 minuti dal fischio finale, sicuramente il San Calogero sta attaccando, ma il Montepone sta mantenendo la linea difensiva tranquilla e in avanti. Ecco che ancora appunto arriva la palla a Monteleone, ha di fronte a sé Fiorentino, commette probabilmente fallo ma l'arbitro fa giocare ancora, sono tutti all'interno di un'unica grande pozzanghera e la palla finisce in rimessa laterale in favore della squadra ospite, con l'arbitro che chiede un nuovo pallone e viene subito, riceve subito la sfera da parte della panchina del Montepone. È Vallone Salvatore che la recupera e la affida, se non andiamo errati, a Monteleone per questa rimessa laterale in zona d'attacco del San Calogero, col Montepone che ha tutta la difesa schierata. Sarà appunto il giocatore in divisa giallo-blu che rimetterà la palla in gioco, con Doria che allarga per Voci. È partito Gregorio Vatrella in velocità, Voci porta palla e poi innesca Vatrella, bello il contatto con Pisano, Vatrella si ferma, lo evita, se ne va ancora in velocità, mette in mezzo Procopio, Salvatore, questa volta lo stop non è perfetto e poi c'è stato forse un piccolo tocco di Prestia. Cosa hai visto, Giuseppe? Sì, Procopio è andato giù perché è stato spinto da Prestia, però per l'arbitro era tutto regolare, non era sicuramente, forse non si sarebbe trattato di un grosso rigore evidente, però il colpo l'ha ricevuto perché ha fatto due metri avanti. Intanto spettacolare l'azione difensiva di Mellace che riesce anche a farsi fare fallo e tocca poi per Vatrella, sovrapposizione di Jenko, Vatrella non lo premia, mantiene la palla e viene fermato da Salvatore Vallone, la palla rimbalza poi in zona Corsi, Ferlia che si allarga su Corsi, Corsi evita un avversario però è costretto a ripiegare e quindi ricomincia il San Calogero con Ferlia che apre nella zona di Colacchio, di Prestia, ancora per Corsi, stop con tocco probabilmente
probabilmente di mano che l'arbitro ritiene involontario, appoggio verso Antonio Pisano che ha di fronte a sé Jenko, cerca lo spazio per crossare, la palla rimbalza e poi Vatrella che ancora riparte e tocca per Marco Voci. Marco Voci non riesce a controllare, ha di fronte a sé Colacchio, si chiudono in due su Colacchio e la palla finisce poi in rimessa laterale, anzi si trattava di Porcelli, non di Colacchio, che è il giocatore che invece sta per battere prima di cedere la palla ad Antonio Pisano come artefice delle rimesse su questa zona del campo. La rimessa cerca di favorire Corsi, ancora un raddoppio di marcatura, Corsi si gira e rientra, si appoggia verso il numero 5 Napoli, tocco verso Monteleone, si allarga per Prestia, ha ripreso molto coraggio il San Calogero dopo il gol su punizione, la palla arriva al centro dell'area, Fiorentino la controlla, l'amministra e ora fa ripartire ancora i propri giocatori con Vatrella instancabile ancora sulla fascia, alza la testa, controlla il pallone, evita Salvatore Vallone e poi becca Doria, ma c'è la buona chiusura di Prestia che poi fa impennare il pallone nella zona di competenza di Colacchio che appoggia per Antonio Pisano, ha di fronte a sé Vatrella, molto bello questo combattimento, questo scontro tra i due con Jenko che poi evita che il pallone finisca in out, scambio con Vatrella e la palla finisce in rimessa laterale secondo il signor Speziale a favore del Montepaone. E ora che siamo al 39esimo entra tra gli applausi del pubblico Pirritano al 39esimo di gioco e probabilmente a uscire sarà ancora una volta lui, Gregorio Vatrella, che è sostituito da Pirritano, anzi no, non è Cifano, c'è addirittura Salvatore Procopio, due centravanti che si danno il cambio, il combattente Procopio ed entra quel Pirritano che giocherà questi ultimi sei minuti più recupero e sicuramente mister Pisano quando mette dentro Pirritano si aspetta moltissimo da lui, lo Shaqiri del Montepaone. E Jenko che effettua la rimessa laterale proprio per Pirritano che tocca il suo primo pallone, Jenko la palla rimbalza con Corsi che la controlla però finisce ugualmente in rimessa laterale e vediamo Jenko che effettua questa rimessa con Voci, colpo di testa di Colacchio e la palla è ancora in rimessa laterale. Giuseppe, l'ingresso di Pirritano tatticamente non cambia niente, però un giocatore che tocca un pallone e fa gol. È un calciatore che ha il senso del gioco, sa stare bene in area di rigore, si fa rispettare e ha dimostrato in tutte queste gare dove è entrato sul finire di riuscire a fare sempre gol. Intanto c'è un fallo su Paparazzo commesso appunto dal San Calogero con un pallone che potrebbe diventare importante se calciato da Mellace, anche se siamo a circa 36 metri di distanza dalla porta difesa da Vallone, ma comunque si tratta di una situazione importante perché permette al Montepaone di non avere gli avversari nella propria metà campo e che con i piedi di Mellace potrebbe anche diventare pericoloso quando stiamo entrando nel 41esimo minuto di gioco del secondo tempo. Montepaone 3, San Calogero 2, fischia Speziale, parte il destro di Mellace, fucilata, la palla rimbalza e questa volta c'era un tocco di mano da parte di Pisano reputato involontario probabilmente da Speziale. Sicuramente sì, è stato un rimbalzo finito sulla mano del calciatore e l'arbitro ha lasciato andare. Ecco intanto che Voci in un'azione difensiva, ecco che passa la palla, ha visto smarcato in tribuna il compagno Macri e quindi ha subito servito il giocatore che gli ha restituito la palla. Ecco che Vallone tocca per Colacchio, ancora per Vallone Salvatore, la palla finisce a Vatrella, ecco che Pirritano poi evita che il pallone vada in campo, un secondo pallone con Corsi che si combatte con Vatrella e Jenko molto bravo, molto astuto, fa rimbalzare il pallone sul numero 8 Vallone e quindi guadagna secondi preziosissimi per appunto il Montepaone che si trova comunque a gestire una partita, ma sicuramente si tratta di una partita che il 3-2 ha acceso ulteriormente dando merito a un combattivo e valente San Calogero. Jenko per Pirritano che recupera il pallone ma non riesce a controllarlo, sarà appunto Rotella, anzi no, Pisano il numero 2 a effettuare la rimessa. Ecco che
Pisano lancia ma ribatte ancora Pirritano, Voci mette ordine, difende il pallone, combatte e tocca per Pirritano. Pirritano, il lancio però è ancora intercettato quasi dalla difesa del Montepaone. Attenzione, Conidi di petto, non si passa, ha costruito un muro davanti all'area di rigore del Montepaone. Tocco per Pirritano che serve per Doria che apre verso Paparazzo. Paparazzo difende il pallone, lo evita il ritorno dell'avversario, tocca per Fiorentino, ma c'è Monteleone che comunque contrasta con decisione e porta la palla in rimessa laterale. Nonostante le fasi concitate, Giuseppe, dobbiamo indicare i due migliori in campo. Tu che hai visto? Per il Montepaone Doria e per il San Calogero Prestia. Attenzione perché Vatrella era in fuorigioco nel momento del tocco di Marco Voci. Mister Pisano esce fuori dalla panchina richiamando i suoi. Siamo nel 43esimo minuto di gioco. Sarà Antonio Pisano a battere di destro cercando ancora un attacco del San Calogero. La palla però arriva in zona Mellace. C'è un fallo di Corsi, fallo di esperienza. Si appoggia sulle spalle di Mellace che chiaramente riesce a recuperare qualche secondo, perché a questo punto bisogna gestire ogni fase di gioco nella maniera più appropriata. Sarà Conidi che batte in direzione di Jenko che riceve la palla. Il Montepaone continua a costruire il gioco. Jenko di destro, apertura a cercare Vatrella, spostato a destra, ha di fronte a sé Prestia, cerca di rubargli il pallone. Il rilancio favorisce Rotella, sovrapposizione di Pisano, triangolazione con Corsi che però ha di fronte a sé un insuperabile Mellace che tocca ancora per Doria che se ne va in bello stile, salta un paio di avversari, tocca per Pirritano. Pirritano combatte con il numero 6 Porcelli che alla fine porta la palla in rimessa laterale, che secondo però il signor Speziale è ancora a favore del San Calogero e quindi batterà ancora il San Calogero, mentre tutto il pubblico in piedi quando siamo entrati negli ultimi 60 secondi di gioco regolamentare prima degli eventuali dell'eventuale recupero. Speziale specifica da quale zona del campo bisogna battere ed è Antonio Pisano, mentre invece vediamo che Vatrella è a terra per Cacra e Pisano correttamente lo aspetta. Un applauso al giocatore del San Calogero che comunque si ferma, visto che c'è una situazione di crampi con Paparazzo che è andato in soccorso di Vatrella. Quindi ancora fair play, anche se in questo caso sicuramente poi si recupererà il tempo perduto con Speziale che chiama il massaggiatore del Montepaone per poter prestare soccorso all'Intercity di Stalettico, il Gregorio Vatrella che macina chilometri ogni partita sia su una fascia che sull'altra, perché come si potrà notare in questo momento si trova spostato a destra rispetto alla consueta posizione sulla sinistra. E intanto vedo che Giuseppe sta anche dando già dei voti ai calciatori e ci scappa un 8 per Marco Voci, numero di maglia e numero il voto che merita. Sì, è un 8 pieno, come per il resto della squadra comunque i voti sono alti, perché il Montepaone oggi è riuscito ad imprimere veramente carattere e dinamismo su ogni pallone e si sta avviando a capitalizzare la gara. Intanto vediamo che c'è una sostituzione, probabilmente esce Vatrella ed entra il numero 13 Scarfone, quindi ci sarà ancora qualcosa da recuperare con mister Pisano che appunto effettua la sostituzione, e vediamo la correttezza dei giocatori del Montepaone e in particolare di Vatrella che non perde tempo nell'uscire e nel ricevere l'applauso a scena aperta da parte dei suoi tifosi, e quindi un dovuto tributo all'AMSIC del Montepaone, Gregorio Vatrella, un giocatore preziosissimo per l'11 di Pisano che gli dà il 5, e quindi saluti per Vatrella, in bocca al lupo a questo ingresso in campo del numero 13 Scarfone. Vediamo ora quanto recupererà, perché di recupero si tratta, il signor Speziale che alza il braccio. Sono 4 i minuti di recupero e mi sembra giusta questa segnalazione. Altri 4 minuti per questa partita con il colpo di testa di Voci che mette la palla in rimessa laterale con Rotella che si prepara ad effettuarla per Corsi che stoppa ancora il pallone però non riesce a girarlo e finisce poi in rimessa laterale. Si abbraccia e sorride con Mellace, due giocatori di esperienza che insomma se le stanno dando di santa ragione, ma sempre in maniera corretta. Il tocco è per Voci, la palla ancora non esce da questo fazzoletto di terreno all'altezza delle due panchine e sarà ancora Antonio Pisano a effettuare la rimessa. Si giocherà quindi fino al 49esimo, essendo 4 minuti di recupero, con Mellace
Lecce che rinvia il pallone in rimessa laterale e mister Pisano che chiama ancora uno schema e quindi dà indicazioni ai suoi su come giocare. E Voci che colpisce di testa, non ci si allontana dalle due panchine, forse per sentire meglio gli allenatori. No, sono momenti concitati da parte dei due tecnici e quindi stanno seguendo attentamente il gioco, perché il San Calogero vediamo che non molla. E intanto ecco che Mellace, la palla finisce a Napoli, che però tocca probabilmente di mano, si è portato in avanti il numero 5 del San Calogero e quindi giusta la segnalazione del signor Speziale, che ora spiega la sua decisione anche a Salvatore Vallone, e si riprenderà con un calcio di punizione che sarà effettuato appunto da Fiorentino, che recupera appunto un po' di terreno. Ora se lo vede Speziale sicuramente gli farà retrare il pallone, no, Speziale dice che va bene così e quindi calcerà il numero 1 Emanuele Fiorentino cercando di inviare in avanti il pallone quando siamo al 48esimo di gioco. Colpo di testa, Mellace recupera il pallone, ora non si perde più tempo e si rinvia la sfera, colpo di mano di Vallone, Speziale fa giocare Marco Voci tra due giocatori, si inserisce ma evita appunto Porcelli e poi la rimessa laterale è in favore del Montepaone. Non è d'accordo mister La Rosa, ma ci sarà appunto una rimessa in favore del Montepaone con Speziale che va a rimproverare l'allenatore del San Calogero, forse eccessivamente vivace, e Ienco che recupera il pallone per effettuare questa rimessa in gioco quando abbiamo consumato anche il 48esimo, siamo al 48esimo e 47 secondi. E ancora Voci che si porta la palla a danzare in una zona del campo all'altezza della bandierina, rinvio un po' a campanile del San Calogero, ancora rimbalza il pallone, prende un colpo abbastanza duro per Ritano, ma Conidi intercetta appunto la palla che era finita tra i piedi di Napoli. Ancora Napoli che difende il pallone e c'è il signor Conidi che dice di no, parte Marco Voci, recupera la palla e l'arbitro fischia il fuorigioco. Probabilmente questo non c'era. No, questo non c'era proprio, Giorgio, non era fuorigioco, era tutto regolare. Ma siamo ormai arrivati alla fine secondo me di questa partita, 3-2 per il Montepaone, braccio alzato da parte del signor Speziale per indicare che la punizione è in due, parte ancora il San Calogero, la palla arriva in zona Napoli che alza il pallone e vediamo che recupera Monteleone, ha di fronte a sé Scarfone che legittima la sua entrata in campo partendo in progressione alla grande in velocità, fondamentale questo scatto di Scarfone, ma recupera ancora il San Calogero, siamo ormai al 50esimo, la palla arriva in zona Corsi che si gira, ha di fronte a sé Mellace, ancora Scarfone che si guadagna la presenza in campo andando a disturbare Corsi, rinvio del giocatore del Montepaone e vediamo se l'arbitro farà effettuare la rimessa laterale, chiede addirittura il pallone, precisissimo il signor Speziale, ma il nostro cronometro segna 50esimo e 16 secondi, quindi ci sarà una rimessa in favore del San Calogero, non si sono intesi, hanno restituito i giocatori i due palloni che stavano entrando in campo a due lati diversi e quindi ci sarà la rimessa da parte del capitano Prestia del San Calogero. È Prestia che effettua appunto la rimessa, 50esimo, 34 secondi, la palla arriva tra i piedi ancora di Prestia, il pallone però intercettato da Paparazzo con Colacchio che lo controlla e Scarfone che combatte ancora decisissimo, si va a conquistare un fallo che vale tanto oro quanto pesa, permettendo al Montepaone di portare avanti il baricentro di tutta la propria azione. A battere sarà Fiorentino, anzi no, ci pensa Conidi e questo, a questo punto questa gestione della situazione di gioco dovrebbe essere a favore del Montepaone. Parte Conidi e il signor Speziale dice che è finita, ricordiamo il risultato, Montepaone batte San Calogero 3-2, le reti di Doria e di Voci per il Montepaone, mentre hanno segnato per il numero 9 Corsi e il numero 11 Rotella per il San Calogero. Aspettiamo perché dovrebbero arrivare anche i giocatori del Montepaone a salutare i loro tifosi, mentre Giuseppe Ranieri ci dice due parole di commento finale. Un grande Montepaone regala la gioia della vittoria ai suoi tifosi e conquista, rimane sempre in vetta alla classifica dopo una gara veramente dura giocata su un terreno di gioco ancora più duro. Il San Calogero esce dal terreno di gioco con l'onore delle armi perché ha giocato la sua partita a viso aperto, ma a Montepaone vige la dura legge del gol e così è stato.
E intanto vediamo che stanno preparando il saluto finale ai tifosi. Ecco, ormai è diventata prassi e abitudine il modello Juventus. Il Montepone capolista come la Juventus va a prendersi il meritato applauso di tutti i tifosi. Vediamo Meliti che porta sulle sue spalle un compagno. Complimenti al Montepone che vince 3-2 e consolida appunto la sua situazione di capolista. E quindi Giuseppe Ranieri, noi nel ringraziare Pasquale Lentini, diciamo che a questo punto nelle ultime 8 partite il Montepone dovrà legittimare questa sua prima posizione. Sì, è ancora più duro confermarsi perché il campionato ancora è aperto, non possiamo parlare di una grande fuga, però il Montepaone rimane in vetta alla classifica e con orgoglio e carattere oggi ha conquistato una grande vittoria. E sotto la pioggia del Frabotto Mannesi ribadiamo il finale, Montepaone 3, San Calogero 2, è stata una bellissima giornata. Grazie Giuseppe, grazie Pasquale, viva la squadra Esterna 7 di Soverato 1. Sì, viva l'Esterna 7. Ricevitoria Gerace a Monteponerino. Da noi puoi giocare Super Enalotto, Totogol, Totocalcio, Tris Giornaliere e Win for Life ogni ora. Agenzia autorizzata per le scommesse sportive Match Point. Ricariche telefoniche, pagamento bollette dal 1975 al tuo servizio. Ed in attesa della tua giocata vincente puoi consumare un gustoso aperitivo nell'annesso bar Ricevitoria Gerace. Vi aspettiamo in via Padre Pio a Monteponerito. Su di noi puoi scommetterci.